È stato un fine settimana da ricordare per le formazioni di volley della città di Cerignola che hanno vinto tutte quante, 4 vittorie su 4. Era veramente da parecchio tempo che non accadeva. E adesso comincia una intensa settimana di lavoro in vista di importanti sfide che possono dare una svolta importante sul piano delle classifiche per le varie formazioni, partendo soprattutto dalla serie D femminile, dove la Pallavolo Cerignola si prepara per fare ed ottenere una importante vittoria in casa contro lo Sport Viteto dopo il successo sulle Molfetta Volley per 3-1. Bene anche l'Ipo Serie A Udas che dopo il convincente successo sull'ultima in classifica la Vides Trigiano per 3-0 affronta una delicata trasferta a Lucera contro la formazione di casa che comunque rimane un pericolo. Ricordiamo che al momento i biancazzurri guidati da Roberto Ferraro hanno il quarto posto in classifica. Quarto posto anche per la libera Virtus Cerignola nel campionato di Serie B2 femminile, ampiamente conservato in solitario dopo il successo sulla Servipa Potenza. Infine, in prima divisione maschile, si prepara un'altra settimana di allenamenti per la Fuoricorso Caffè Ulas che dopo il convincente successo sulle San Pietro Vico per 3-0 affronta la delicata trasferta di Foggia contro il Volley Capitanata. Una vittoria ed un rinvio, questo l'esito per le formazioni dilettantistiche di calcio nei campionati di prima e seconda categoria. Per la quindicesima giornata della prima categoria l'Audace Cerignola vince in trasferta sul terreno ostico del Molvetta con il punteggio di 2-1. Vantaggio giallo-azzurro dopo 2 minuti di gioco con Flavio Amoruso, il pareggio al quarto d'ora per merito di Pisano dopo una furibonda mischia in area. La partita si mantiene viva, non mancano momenti di tensione. Il rocambolesco 2-1 per i giallazzurri arriva nel finale di tuffo con Flavio Amoruso. Rinviata invece a Vervento in seconda categoria la sfida della Sportmania Cerignola sul terreno del Vicari per la quindicesima giornata del campionato. In virtù di questo e conseguentemente la vittoria del Sauri sulla Carapellese per 1-0, proprio il Sauri si porta in testa alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui ragazzi di Michele Schiavone. Cristiano Ronaldo, il giocatore del Real Madrid, ha vinto per la terza volta il Pallone d'Oro. La premiazione è avvenuta nella serata di lunedì in Francia, a Parigi. Il giocatore ha superato nei voti, 35% per lui, l'asso del Barcellona Leo Messi ed il portiere del Bayern Monaco Neuer, entrambi al 15%. Per il titolo di miglior allenatore dell'anno è stato premiato il CT della nazionale tedesca Löw per la sua vittoria conquistata ai mondiali in Brasile.